Ciao Fabrizio, grazie per il tempo che ci dedichi oggi. Volevo chiederti quali sono le difficoltà che incontra un pilota parlando di sonno, di dormire. Vorrei che ci raccontassi un po' quali sono le problematiche e se tu hai trovato qualche soluzione per risolverla e quale. Sì, allora, naturalmente dipende dal tipo di volo che uno fa, però la cosa importante quando si pilota un aeroplano è che innanzitutto è un pezzo di metallo per aria che va a una grande velocità. Quindi ci sono delle problematiche di salute che vengono da diversi diciamo, angoli. Il primo è la velocità, e quindi il cervello deve ragionare molto più velocemente di uno che magari lavora in un ufficio a terra, no? E quindi hai bisogno di essere molto allerta con la testa. L'altro problema è che tu sei per aria e praticamente il corpo umano è fatto per stare per terra, è fatto per camminare anche sul terreno, no? Uno dei motivi che le persone quando vanno a fare la vacanza al mare tornano rigenerati è perché tendono a camminare a piedi scalzi sulla sabbia, no? Allora, cosa succede? Quando uno prende e viene portato a 35.000 piedi, come su un aeroplano, il corpo sente la distanza dal terreno e crea uno squilibrio all'interno dell'organismo. L'altro problema è la pressurizzazione, perché non molti sanno, ma un aeroplano di linea in generale in cabina si è a 8.000 piedi, 8.000 piedi e sono poco più di 2.500 metri. E quindi è come se tu fossi su una montagna. Noi sappiamo che quando vai in cima alla montagna c'è meno ossigeno, si fa più fatica e quindi il corpo fa più fatica a far girare tutto, no? E in più l'aria che c'è a bordo dell'aereo è circolato all'interno della cabina, vengono dalla maggior parte degli aeroplani viene dal motore, quindi quest'aria viene presa dal motore, viene inserita nella cabina e circola all'interno della cabina. Quindi tu puoi avere delle persone anche dietro che starnutiscono e questo va a inquinare tutte le persone sull'aereo. Abbiamo visto ieri l'aereo dell'Emirates, l'Airbus 380 dell'Emirates, è arrivato da Dubai a New York e c'erano 100 persone che stavano svenendo, stavano male, stavano vomitando dopo dall'aereo, hanno bloccato l'aeroplano, hanno messo tutti in quarantena. Perché basta 4-5 persone che hanno qualche virus sull'aeroplano, questo starnutisce e questo virus va in giro per tutto l'aeroplano e contagia tutti quelli che ci sono a bordo. Quindi ci sono tante problematiche di questo tipo. L'altro problema di cui tanti parlano e che ho avuto io, che hanno tutti quelli che viaggiano a lungo raggio, c'è il jet lag. Il jet lag perché cambi fusi orari, eccetera. Però il jet lag sì, è dovuto al cambio di fuso orario. Io facevo, per esempio, tanti anni fa, facevo tanti voli notturni. E per un notturno devi stare sveglio, non puoi addormentarti, no? Qualcuno deve pilotare questo aeroplano. E quindi ci sono un po' questi problemi. Allora, che cosa ho fatto io? Allora, io ho la fortuna di avere mia moglie erborista, studia le cose di salute naturale, e allora, studiando le varie cose, abbiamo cercato di sviluppare un sistema che potesse aiutare me a stare più sveglio, a stare più allerta, eccetera, eccetera, e anche a proteggermi dalle radiazioni. Poi oggi abbiamo la problematica quando si arriva in aeroporto devi passare attraverso il coso a raggi X, no? E quello è come se tu facessi una radiografia. Allora, tu immagini se una persona che viaggia magari 4-5 volte all'anno in aereo non è un problema, ma un pilota, un assistente di volo, una persona che viaggia tanto per business, questa persona magari passa 3, 4, 5, 6, 7, magari 10 volte a settimana attraverso queste cose qui. Quindi neanche prima di salire sull'aereo ti stanno già zappando con queste radiazioni, e cosa possiamo fare noi per proteggerci? Allora, io ho scoperto, per esempio, che la spirulina è un'erba molto potente, che è verde, o qualsiasi cosa di verde. Se tu prendi la spirulina quando vai in aereo o passi attraverso questi marchingegni, eccetera, ti aiuta a essere protetto dalle radiazioni. E questo è una cosa che è importante, perché ci sono le radiazioni che prendi dal marchingegno a terra, c'è una radiazione che prendi, le radiazioni cosmiche, essendo più vicino al sole che prendi sull'aeroplano, e anche le radiazioni della strumentazione di bordo. Quindi bisogna proteggere. Quindi la spirulina è sicuramente una cosa che aiuta molto. Infatti c'è stato un tipo anni fa, il pilota era viaggiare attraverso le esplosioni nucleari, e a bordo di questi aeroplani avevano tutti questi contatori che misuravano le radiazioni, eccetera, e purtroppo molti dei suoi colleghi sono morti, e anche lui molto spesso dopo una di queste missioni finiva in ospedale, vomitava, eccetera. Poi dopo ho scoperto che facendo dei succhi di verdura verde
lui veniva protetto e non aveva più queste nausee. Infatti lui è sopravvissuto, mentre molti dei suoi colleghi hanno preso il cancro, eccetera. E quindi è da lì che si è scoperto che bere dei succhi verdi o prendere capsule di spirulina, eccetera, possono proteggere la tensione. L'altra cosa è il sonno. E bisogna anche dormire bene. Bisogna dormire bene prima del volo, in maniera da essere allerta con la testa. E poi dopo un volo, i piloti, c'è sempre il problema di non riuscire a dormire. Tu torni a casa dopo un volo, che sia durante il giorno, durante la notte, che cosa, e il tuo cervello viaggia ancora per altre 2 o 3 ore, e molti tendono a bere, quindi si bevono un po' di whisky, si ubriacano, e quello li stordisce e li fa dormire. Io non bevo, e quindi ho dovuto trovare una soluzione. Quando tu mi hai dato il Serenity della Doterra, quelle capsule di Serenity, e anche gli oli essenziali di Serenity messe o nella vasca da bagno o sul cuscino, veramente fanno dormire molto bene, soprattutto aiutano a rilassarti. Qual è il problema? Che tu stai viaggiando a un'altissima velocità in aeroplano, in più essendo il pilota devi stare davanti all'aereo, quindi se l'aereo si muove a 600-700 km orari, il tuo cervello deve viaggiare a 800 km orari, perché devi stare davanti, e quindi stai viaggiando per 7-8 ore facendo questo tipo di volo. Poi se è un volo dove fai 4 voli in una giornata, quindi su e giù 4 volte, c'è molto più lavoro da fare rispetto a un volo di 9 ore di lungo raggio, dove comunque fai un atterraggio solo. Se fai 4 atterraggi in una giornata, c'è molto da lavorare con la testa. E quindi quando arrivi a casa c'è questo squilibrio, no? a livello cerebrale, e in più c'è il fatto, che abbiamo già parlato, che il corpo si sente lontano dalla terra, e quindi una cosa che ho trovato io che aiuta molto è arrivare, togliersi le scarpe, le calze, e andare a camminare sull'erba per 10 minuti. Perché collega praticamente il corpo alla terra, e questo rimette di nuovo in equilibrio e calma anche. E questa è una cosa molto molto importante. Però il Serenity, io ho trovato un prodotto fantastico, ti fa addormentare prima, ma la cosa interessante è quando ti svegli subito. Quindi non è scatta la sveglia e tu ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora prima di uscire dal letto, no. Quando tu senti quella sveglia, o addirittura ti svegli prima della sveglia, ti svegli e il cervello è acceso. E questo è importante, perché poi dopo quando vai ai comandi dell'aeroplano con 150 passeggeri dietro, devi essere pronto a muovere e devi essere allerta. E quindi dormire bene è fondamentale, perché se no ti trovi in difficoltà, no? L'altro problema è che stanno avendo tanti piloti oggi è la fatica, cioè l'affaticamento, perché le compagnie aeree oggi stanno facendo volare tanto questi piloti, li stanno anche pagando poco, quindi sono sotto stress finanziario, stanno viaggiando tantissimo, e questo crea una cosa che si chiama affaticamento, che non è essere stanco. Tu puoi essere stanco, vai a letto, ti svegli la mattina dopo, ti riprendi subito. Quando sei affaticato è un accumulo di mancanza di sonno o di non aver dormito bene. Allora, c'è questo accumulo e a un certo punto, questo è successo a me in passato, ti colpisce ed è quasi come una droga, perché fai fatica a uscire da questa situazione. Infatti, purtroppo, molti incidenti aerei che sono successi negli ultimi 10 anni, quando vai ad analizzare l'incidente, il fattore umano è sempre l'80% della causa, quando vai ad analizzare il pilota e la sua vita 3-4 settimane prima dell'incidente, vai a scoprire che aveva un ritmo che ha portato all'affaticamento. E quindi l'affaticamento è una brutta cosa, e l'affaticamento si previene stando attenti alla propria salute. Quindi io dico sempre, bisogna muoversi, anche perché poi stare seduto tante ore in una cabina di pilotaggio non è la cosa migliore per i muscoli, quindi bisogna muovere il corpo, andare a correre, bisogna fare yoga, tai chi, stretching, tutte queste cose per aiutare il corpo ad essere flessibile. La flessibilità è importante, perché se il tuo corpo è flessibile, dà anche flessibilità anche alla mente, no? Ed è tutto. Quindi bisogna veramente stare attenti. Bisogna stare anche attenti a cosa si mangia, perché io quando volavo in Medio Oriente avevo dei colleghi che alle 3 di notte si sparavano 3 cene uno dietro l'altro, e mangiare alle 3 di notte non è una buona cosa per il corpo. E quindi bisogna anche stare attenti a quello, anche il cibo a bordo. Io poi sono arrivato a un punto che non mangiavo più la roba a bordo, portavo io la roba da casa, perché il cibo che c'è sull'aeroplano è un cibo che innanzitutto viene preparato un mese prima, poi viene messo in un freezer e poi viene messo sull'aereo qualche ora prima del volo. Quindi la mia domanda è, ma il contenuto nutrizionale di quel cibo che ti mettono là davanti a te da mangiare sull'aereo,
quanto è il contenuto nutrizionale? Probabilmente zero. Che se tu viaggi una volta al mese, non c'è problema che ti mangi una cena così, lo fai una volta al mese, ma se lo fai 7-8 volte a settimana, capisci che poi dopo quella roba lì non è roba che ti nutre. Infatti tanti piloti oggi stanno avendo cancro, ho avuto colleghi che sono morti in albergo di notte, anche molto giovani. Il mio collega 42 anni è morto in Cina l'anno scorso in albergo a Shanghai, non scendeva, l'equipaggio, certo, un ristorante che è andato, sono bussato alla porta, hanno aperto ed era morto nel letto, ha avuto un attacco cardiaco nel cuore della notte. Ecco, sono tutti questi problemi, si possono evitare con la prevenzione. E quindi già chi vive per terra oggi deve stare attento a cosa mangia, come dorme, eccetera. Ma chi ha la vita di pilota, assistente di volo, o comunque una persona che viaggia tanto in aereo per affari o per vacanze o quello che è, deve stare ancora più attento a cosa fa con la propria salute. È molto, molto importante. Grazie, grazie mille. Volevo solo darti un'imbeccata. Il Serenity di cui parlavi è una miscela, no? In quella miscela è contenuto un olio che si chiama vetiver. Quel vetiver è proprio un olio grounding, è una miscela che ti aiuta proprio ad attaccarti alla terra. E mi hai fatto venire in mente questo quando hai parlato del fatto che i piloti lo sentono tanto questo. Così ancora di più, se tu lo hai notato, è comunque una cosa che spesso abbiamo, anche se non vogliamo, di non riuscire a stare attaccati, non riuscire a essere radicati bene, e questo ci porta degli squilibri. Infatti io e mia moglie abbiamo messo insieme questo libro, Health for Flyers, parla un po' del tema che abbiamo sviluppato nel tempo. È un libro facile da comprendere, l'abbiamo scritto in maniera semplice, in un linguaggio anche dei cartoni, fatto in maniera simpatica, in un inglese che sia capibile anche da uno che non è un medico, anche perché io non sono medico, mia moglie è erborista, quindi l'abbiamo scritto in un inglese capibile, anche perché piloti e assistenti di volo tutti gli anni devono studiarsi questi manualoni, che sono a volte anche noiosi da studiare, un po' delle patacche, invece con questo libro che abbiamo voluto scrivere una cosa simpatica sulla salute naturale e di queste cose di cui stiamo parlando noi adesso, e di cosa puoi fare tu se voli tanto per riuscire ad avere una buona salute pur viaggiando tanto in aereo in giro per il mondo. Ti ringrazio tantissimo, grazie del tuo tempo, buon lavoro, buon proseguimento di tutto quello che stai facendo e a presto. Grazie Fabrizio. Ok, grazie Claudia. Ciao.